Poi stavamo parlando con Sara perché ogni tanto diciamo, lasciamo che il nostro cuore venga accarezzato dalle buone notizie, certamente una nascita è una buona notizia. L'11 marzo è arrivata Anna, Anna è la terza figlia di Sara che però ha vissuto diciamo, questo parto in un modo assai particolare, ci stava raccontando che ha dovuto anticipare il suo parto cesareo in quanto positiva al Covid. Dunque, notizia che certo non riempie di allegria e che però lei diceva si trova le risorse per affrontarla, no? Le risorse emotive che le mamme riescono poi a trovare non si sa come. Dopodiché, l'11 marzo, se non sbaglio, Sara, sì, l'11 marzo alla Esatto. Clinica Mangiagalli di Milano nasce Anna e a quel punto. A quel punto non l'ho potuta abbracciare subito perché appunto anche lì si è riattivata la macchina Covid, perché insomma ho dovuto fare esami a lei, esami a me e poi c'era il rischio del contagio attraverso contatto. E quello quant'è doloroso? Quello è doloroso, la cosa più dolorosa in realtà ho scoperto dopo è stato che poi nel momento in cui me l'ha andata dovevo fare tutta la vestizione anch'io, cioè Mamma guanti, mia. mascherina, teoricamente il camice, che poi io Con la non. ferita del cesareo, perché poi lei aveva avuto un Sì, cesareo nel frattempo, quindi con la non è che ferita del proprio cesareo. uno. No, sì, il più era proprio non poterla Certo. abbracciare e sentire il suo odore, Mamma mia. sentire, toccarla con le mani, era tutto mediato da uno strumento, da una mascherina, da un guanto. E qualunque cosa di cui lei aveva bisogno, io dovevo prima mettermi guanti, mascherina e poi prenderla, no? Era tutto un processo. Quindi quella è stata la cosa più difficile, devo Qualcuno mi ha detto che dire. c'è stato un giorno in cui non ha potuto resistere, non poteva proprio non Sì, farlo e l'ha presa senza tutte le precauzioni. c'è stato un momento in cui lei ha avuto un normalissimo rigurgito un po' più importante, nel senso che poi c'è un minimo di sensazione di soffocamento del bambino nel momento in cui ha troppo latte in bocca. E lì ho semplicemente dovuto scegliere se mettermi mascherina, guanti e aspettare, insomma, fare tutta una Certo. procedura tra cui lavarsi le mani, prima dimenticavo lavarsi le mani, mettere la mucchina, mettere i guanti, oppure prendere la bambina e ho deciso di prendere la bambina. Con il cuore in gola, però, perché a quel punto uno sa che ha rischiato qualcosa, Sì, no? decisamente sì. Sì, poi avevo la fortuna di avendo un marito pediatra che continua a dirmi che i bambini non prendono il Covid, o meglio, se lo prendono in forma molto leggera, eccetera, per cui questo mantra sicuramente aiuta, però è stato comunque difficile, sì, Sara, ho ancora un molto. paio di domande. Intanto lei l'ha potuta attaccare al seno? Allora, sì, anche se non ci sono riuscita perché lei era piccolina e quindi ho iniziato a tirare il latte. Cosa che poi si è rivelata in realtà essere una scelta saggia, credo, da parte di mia figlia inconsapevolmente, nel senso che Bimba poi, saggia, Anna, sta esatto, è nata avanti, una bimba molto saggia, avanti. nel senso che poi in realtà, per quanto non ci sia una controindicazione all'allattamento assolutamente, sia molto demandato alla scelta della madre, però in realtà dicono che sia meglio tirare il latte se uno è positivo, ecco, per cui alla fine siamo andati per quella strada lì. E il papà quando l'ha vista, Anna? Una settimana esatta dopo, anche lui Mamma con mia. mascherina e guanti e tutto, è venuto a prendermi, tra virgolette, nel senso che in realtà dall'ospedale sono dovuto uscire io con la bambina, e lui mi ha aspettato a debita distanza in macchina, appunto, con guanti e mascherina. E il mercoledì dopo, lei è nata il mercoledì 11 marzo, il mercoledì 18 ci siamo ritrovati, ecco. E Sì. quindi siete a casa? Siamo a casa da allora, sì. Ma quanto è rimasta addosso a lei, addosso a suo marito, insomma, nella vostra casa, quanto è rimasta questa sensazione di solitudine profonda che lei avrà vissuto, no? Io penso onestamente che non sia rimasta più che agli altri in questo momento, nel senso che comunque adesso siamo tutti insieme, io ho due tamponi negativi, la bambina è negativa, quindi in realtà siamo anche paradossalmente più liberi di altri perché si dice che ci sia una sorta di immunizzazione, per cui diciamo che non c'è più quella paura lì e quel senso di isolamento reciproco, c'è il senso di isolamento che ci portiamo tutti dentro, quello sì. Quello rimane, però è quello comune agli altri, ecco, però all'interno della nostra famiglia, anche lì ho compiuto un'altra scelta, quando sono tornati i bambini,
sempre col supporto scientifico e morale di mio marito, abbiamo deciso di non proibire nulla ai nostri figli nei confronti della sorella. Quindi loro, mentre io e Quindi di lui avevamo viversela mascherine e guanti, normalmente, loro se insomma. la sbacciucchiavano da subito. Sì. Senta, la prima cosa bella che avete fatto, vorrei chiudere con questo. Forse i baci dei fratelli. Sì, decisamente sì. Sì. Vederli tutti e tre insieme. Che meraviglia. Senta Sara, grazie veramente per averci Grazie a portato un lei. po' di sorriso e sbaciucchi per Grazie, noi Anna, se può, grazie. Va bene, che sarà io lo fatto. farei volentieri.